Buongiorno. Buongiorno. Posso chiedere a lei? Sì, mi dica. Vorrei un romanzo per mio cognato. Età? 35 anni. E professione? È un esperto di comunicazione. Bene. Avrà un hobby? Non lo so. So che legge. E questo è già un vantaggio. Oh, esattamente quello che cerca. È una storia molto avvincente. Un grande amore che supera ogni ostacolo e trionfa sulle meschinità del mondo. Lei è una telegrafista. Fantastico, idea adatta. I suoi consigli non cessano di stupirmi. Anche questo era bellissimo. L'ha già finito? L'ho divorato. Sono fatto così, quando mi piace qualcosa non riesco a fermarmi. Me ne dà un altro, per favore. Sì, un momento. Mi controlli gli arrivi di oggi e poi finiamo insieme dopo? Va bene. Grazie. 4 romanzi in una settimana. Comincio a dubitare che lei li legga veramente. Ah, mi mette alla prova? Mi interroghi. Vediamo. Robby, mentre parla con Cecilia davanti alla fontana in giardino, rompe qualcosa. Lo so. Un antico vaso di porcellana dello zio Clem. Cecilia si spoglia e si tuffa per recuperare i cocci. Troppo facile. Beh, sono pronto per la seconda domanda. Va bene. Che errore fa Robby quando scrive la lettera per Cecilia? No, non ne scrive una, bensì 2. Poi per distrazione consegnerà quella sbagliata, ma alla fine non sarà un errore perché grazie a quella lettera lei lo bacerà e tra loro due scoppia una passione. È molto bello quando lei gli dice: dove trovare scampo? Tu riempi il mondo. Non posso fuggire che in te stesso. In effetti è molto bella. Quando lo dice? Ah, non se lo ricorda? No. Ah, beh, forse dovrebbe rileggerlo. E ne cerco un altro? Sì, sono qui apposta. Credo le piacerà. È sempre sul tema dell'espiazione? E ha qualche parentela con... L'unica parentela è che li ho amati entrambi. No. Un mese, scuse. C'è Gustavo al telefono. Mi scusi un attimo. Sì, certo. È un libro veramente speciale. Purtroppo la sua opera seconda c'è un... Del fu. Parla quando sei di riposo, non dura...